però dalla sua stessa comunità ebraica, alla quale la sua famiglia era molto legata, e quindi diciamo che fu un uomo che visse una vita molto reputata, anche perché essendo stato scomunicato, nessun ebreo poteva, almeno nella sua vita, poteva dirgli la parola. Per il resto della sua vita fu censurato dal mondo cristiano. Quindi provo a parlare dell'etica Spinoza, dell'etica che è considerato il lavoro principale, il testo principale dello Spinoza. La domanda che bisogna porsi è perché Spinoza trascende la sua ricerca filosofica per arrivare con la serenità dell'anima, che le ricchezze e i piaceri non possono dare. Quindi vedremo cosa consiste questa serenità, questa beatitudine e come la si raggiunge. Quindi la riflessione metafisica dell'etica è finalizzata a una riflessione morale. L'opera si divide in tre parti. La prima parte, che parla di Dio, quindi è una riflessione teologica, oppure una riflessione ontologica. Si può parlare anche di riflessione ontologica perché Spinoza era un panteista, ossia credeva che la divinità non fosse quella ebraica, quella cristiana, quindi trascendente, ma che fosse la divinità immanente di tutte le cose, cioè tutta la realtà più spinosa coincide con la divinità, qualunque cosa. E l'uomo è solo una manifestazione di questa realtà. E quindi si può anche capire perché fu scomunicato dalla propria comunità ebraica o perché fu censurato dal cristianesimo, che non era un'idea proprio ortodossa quasi. E inoltre, poi l'etica è divisa nella seconda parte che riguarda la mente dell'uomo che conosce, quindi la riflessione metodologica. E c'è una riflessione morale perché la terza parte parla della libertà dell'uomo dalle passioni, che vedremo in cosa consiste. Perché c'è proprio questa divisione all'interno dell'etica? Cioè potremmo vedere, configurarci questa divisione dell'etica come Dio all'inizio, che coincide con la realtà, quindi la realtà dentro la quale sta l'uomo che conosce. E qui si parla appunto della libertà che l'uomo ha dalle passioni. Ecco, bisogna comprendere, per capire il che è Spinoza, che l'uomo è solo una manifestazione di questa realtà che coincide con la divinità. Cioè è un ente finito in questa realtà che è un infinito, perché coincide appunto con Dio. Quindi l'uomo è solo un aspetto particolare di questa realtà, è una manifestazione accidentale. Questo significa che l'uomo è soggetto alle leggi del determinismo, e questa è la naturalità del uomo di Spinoza. Significa che l'uomo è un fenomeno naturale esattamente come tutti gli altri, cioè una parte della natura, come può essere ad esempio un albero, ed è soggetto come l'albero alle leggi che governano il cosmo, che non sono mutabili, e soprattutto che l'uomo non può controllare. E queste sono le leggi appunto deterministiche, perché bisogna dire che nella concezione comunque umanistica, come ad esempio come adesso di Erasmo da Rotterdam, l'uomo diventa quasi una parte sì della natura, però svincolata dalle leggi deterministiche, come ad esempio è sottoposto un albero, è sottoposto una pietra. Invece per Spinoza non c'è nessuna differenza tra il fatto che lui sia un uomo o che là fuori sia un albero. Entrambi sono sottoposti e le relazioni sono controllate dalle leggi deterministiche che reggono tutto il cosmo. Quindi le azioni umane non sono, come comunemente pensiamo, frutto della nostra volontà di agire, quindi frutto del nostro libero arbitrio, perché vedremo che per Spinoza non esiste una vera e propria libertà dell'uomo come la intendiamo noi, e non esiste il libero arbitrio di cui parlavano gli umanisti e anche la dottrina cristiana. E infatti le azioni umane non sono altro che casi particolari di leggi universali, per appunto questo, perché appunto l'uomo è solo una manifestazione, cioè una parte della natura. E gli esseri umani obbediscono quindi a regole che sono necessarie e sono studiabili con matematica obiettività, quindi sono studiabili dall'uomo come studiassimo una scienza, come questa ad esempio la chimica. E...
passioni, come mi devo comportare con le passioni? Le passioni non sono da condannare, ma da comprendere, perché per ciò che abbiamo detto, sono parti necessarie della natura umana. E quindi Spinoza entra in contrasto con i moralisti, o anche comunque con ciò che era la dottrina, quella che era la dottrina della Chiesa, che come sappiamo tende a condannare le passioni e a considerarle sì come proprietà della natura umana, perché l'uomo è imperfetto a causa appunto del peccato originale, ma comunque sempre come qualcosa che va condannato e non semplicemente studiato. E infatti qua Spinoza dice: credo di attingere il colmo della sapienza quando hanno appreso a lodare in mille modi una natura umana che non esiste, concependo gli uomini non come sono, ma come vorrebbero che fossero. Quindi egli dice che gli uomini che i moralisti lodano o che i cristiani, i cattolici lodano, sono uomini che di per sé non esistono, ma sono semplicemente delle proiezioni utopiche di uomini che non sono la realtà. E quindi a partire da qui Spinoza sostituisce la geometria delle emozioni volta a individuare le leggi che regolano la condotta pratica degli individui, che abbiamo detto sono leggi immutabili, perché sono le stesse leggi che governano le fenomeni, le cose della realtà, e vuole ricondurre la schiavitù dell'uomo alla potenza delle passioni e la libertà dell'uomo alla potenza di intelletto, che vedremo cosa significa. Quindi Spinoza parte definendo gli affetti. Gli affetti sono ciò che noi chiameremo le emozioni, e sono proprio modificazioni del corpo dalle quali la potenza ad agire del corpo stesso è può essere accresciuta o diminuita o a seconda che impedita. Ad esempio, per fare proprio un esempio banale perché si capisca, se io sono partecipando a un dibattito, magari vorrei dire la mia opinione però mi vergogno, cioè quindi questa emozione, questo sentimento dentro di me della vergogna mi impedisce di prendere la parola, e quindi è un modo di impedire al mio corpo di agire. Quindi gli affetti si dividono nelle azioni, che sono gli affetti di cui siamo causa adeguata, ossia ne siamo causa efficiente, e quindi possono essere compresi con chiarezza dalla natura umana, perché la nostra natura umana ne è causa efficiente. E poi ci sono le passioni, che invece sono affetti di cui non siamo causa adeguata, non possiamo esserla perché non ne siamo causa efficiente, e le passioni le subiamo senza poterle controllare. Però allo stesso tempo non sono neanche da condannare per Spinoza, anche se le subiamo senza poterle controllare. Inoltre bisogna dire che ogni cosa in natura tende a preservare del suo modo di essere in un continuo sforzo di autoconservazione. Fare un esempio banale significa, ad esempio, un quadrupede tende a preservare nella sua essenza di quadrupede per il semplice fatto che non è che a un certo punto decide di camminare su due zampe e diventa onnivore. Lui, per il stesso fatto di non fare ciò, esso si sta preservando se stesso e la sua essenza di quadrupede. Se ci riferiamo all'uomo, esso tende a conservarsi nel suo essere uomo tramite la volontà. Fermati un attimo, che hai detto. Dice che la tristezza della morte, cioè il timore della morte, cioè dell'angoscia dell'uomo infondato, perché anche la morte è solo un aspetto della vita, come lo sono le passioni. L'ultima cosa che Spinoza dice è che l'uomo morale è anche un uomo sociale, cioè la ragione lo spinge a unirsi ai suoi simili, e l'utile che persegue, quindi soddisfare le proprie passioni, diventa un utile collettivo. E quindi in conclusione, quando l'uomo, perché la domanda iniziale era stata perché la ricerca filosofica per raggiungere quel grado di felicità e gratitudine che le passioni vacue non possono dare. Ecco, l'uomo raggiunge per Spinoza la gratitudine e la felicità quando, cioè completa proprio, quando ha la conoscenza adeguata, quando riesce finalmente a comprendere che la realtà, che è parte di una realtà governata da leggi deterministiche che non può mutare. E quindi possiamo dire,
Capendo questo, egli capisce la stessa, anche la stessa, non solo l'essenza della realtà, ma l'essenza anche di Dio, cioè della divinità che coincide con la realtà, anche se non è Dio cristiano, Dio ebraico, musulmano. E okay. Niente, quindi anche la conoscenza adeguata, il raggiungimento della conoscenza adeguata è mosso dalla cupiditas, come tutti gli altri desideri a cui l'uomo. Ok, diciamo che